quando ovviamente ci mette la connessione a fare le bizze non possiamo far vedere tutto. E allora riprendiamo il discorso di Pusiano, con il presidente di Promoterre. Qui siamo allo spazio Segantini, alla sala del 400, e adesso ve lo facciamo vedere registrato, però vi facciamo vedere questo spazio dedicato a Giovanni Segantini. Prego. Ecco, qui abbiamo la prima riproduzione che è appunto un autoritratto di Segantini a 20 anni, che un po' è l'immagine di quando lui arriva qui a Cusiano, perché quando arriva qui aveva 23 anni e quindi abbiamo deciso di mettere questa prima È riproduzione. visitabile sempre questa sala E del come 400? associazione noi la prima domenica di ogni mese facciamo un'apertura dalle 10 alle 12, tutte le prime domeniche del mese. Ogni prima domenica del Sì, mese, esatto. anche Oppure, agosto? sì, anche Ok, agosto. perfetto, va bene. E poi, vabbè, su appuntamento per i gruppi. Ok, ecco, e questo è il clou, il dettaglio, affido a te, Esatto, allora Gianmario. qui abbiamo messo 16 opere, riproduzioni di Segantini, di quadri di Segantini, e sono fatte con questa tecnica particolare che si chiama Bravo. light boxes, che praticamente è una modalità di riproduzione fotografica perché sono delle tele, vedete, retroilluminate, no? Cavolo, è vero. Ecco, la È una tela, è particolarità di vero. questa tecnica è che permette di proprio vedere i dettagli, le particolarità, proprio quasi le pennellate del quadro come se fosse originale. E inoltre, a differenza delle riproduzioni sul percorso dove abbiamo mantenuto delle misure standard, queste riproduzioni invece sono tutte con le misure reali dei quadri originali. E anche questa, diciamo, particolarità permette un avvicinamento maggiore ai quadri reali che sono nei vari musei, un po' in tutto il mondo, oppure è proprietà anche di collezioni private. Ecco, Ecco. questo sono appunto i disegni, le Queste sono opere, le opere i Segantini. di Segantini, fatte però sempre che riguardano la Brianza, cioè Certo, non sono le assolutamente, opere sì. dell'Italia. No, no, certo, sì, esattamente. Ma Ecco, quello, questo è uno degli ultimi quadri che esatto. lui fa, che si chiama La E che Stanga, ho che visto fa a l'altro giorno a Caglio, che Caglio, fa a Caglio esatto. esattamente. È un quadro che attualmente si trova a Roma, al Museo d'Arte Contemporanea, perché è di proprietà dello Stato italiano. Ah, ecco, E questo. pensate che per fare questo quadro ci piega 6 mesi, praticamente lui rimane a Caglio per 6 mesi, perché una delle particolarità di Segantini era di dipingere sempre all'aperto, mai in studio. Alla stanga, E esatto. quindi tutti i giorni lui prendeva i contadini, le mucche, Cioè, ogni giorno li faceva mettere li nello metteva stesso nella stessa posizione per 6 mesi per realizzare questo il quadro. bacco. Ecco, Ecco. questa è un po' la particolarità di Segantini, no? Altri scorci, Qua ad sempre. esempio un altro quadro che riguarda un territorio, perché allora di qua di Segantini alcuni sono ben definiti i luoghi della Brianza, altri Ok. no, perché non ci sono dei dettagli che consentono di definirli. Questo ad esempio è la chiesa di Veduggio. Ah, Veduggio con Esatto, se Colzano, voi quindi. andate a Veduggio troverete ancora questa chiesa, anche se nella realtà però Sì, la chiesa comunque non è sulla sinistra ma è siamo in sulla piena parte Brianza, destra. assolutamente sì. Questa invece è Questo. la scalinata di una chiesa di Inverigo. Ok. La benedizione delle pecore, il giorno di alcuni sostengono di San Sebastiano, altri di Devo dire che Sant'Antonio, decisamente però perché la sono delle opere tradizione è fare la veramente, benedizione agli veramente molto, animali. molto interessanti. Esatto, questo ad esempio è un disegno, perché un'altra particolarità di Segantini è che lui realizzava di getto i suoi quadri, senza fare dei disegni preparatori, ma li faceva poi successivamente, Ok. dopo aver fatto il quadro, perché poi gli permettevano eventualmente di andarlo a modificare. Ecco, questa è la prima versione dell'Ave Maria Trasbordo, quella che lui fa proprio qua a Pusiano. Quest'opera purtroppo non esiste più, perché con quest'opera lui vince la medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Amsterdam nel 1883 e poi nel viaggio di ritorno viene rovinata, verrà poi distrutta. Infatti poi lui rifarà una seconda versione poi in A Engadina, che è questa questa? che Ah, vediamo. ok. Sì, in Che effetti. chiaramente è diversa, perché vedete anche lo sfondo, qua c'è un solo Beh, campanile, mentre là ci sono certo, è proprio i vero. È campanili che abbiamo diverso, visto è prima diverso, è al decisamente di là del diverso. lago. Comunque, Questo è il capolavoro di Segantini, è un esatto, po' sì. l'icona Ok, del lago di Pusiano in tutto il mondo. Ecco. perfetto.
Ok, e qui, qui per invece abbiamo, chiudere... per ultimo abbiamo un ritratto di uno dei suoi due mecenati, i due mercanti milanesi, i fratelli Grubisi, che lo finanzieranno per tutta la vita, perché sono loro che venderanno i suoi quadri in giro per tutta l'Europa. E questo è... Qui abbiamo invece un estratto di una lettera che è di corrispondenza tra Segantini e una giornalista, una scrittrice milanese che si chiamava Nera, dove appunto possiamo vedere, diciamo, possiamo vedere cosa si dicevano. E... Ok. Ecco, poi per concludere possiamo vedere il soffitto, perché qui siamo nella sala più bella, siamo nella sala più antica del palazzo, ed è la sala del 400, la sala dedicata allo spazio Segantini che il comune di Pusiano ha realizzato, appunto, ed è un omaggio importante per Segantini, per le sue opere, per la Brianza, per Pusiano, per quello che rappresenta questo bel paese, questo bel borgo, l'ultimo della provincia di Como nell'Erbese, esatto, perché poi c'è Cesana, Lecco. Quindi siamo già a ridosso della provincia di Lecco. Però ne vale la pena, quindi abbiamo visto il parco, abbiamo visto il lago, abbiamo soffitto. Ecco, il soffitto in effetti. È degno di rovere, siamo quello piano sotto del portico fine 1004, questo inizio 1005, l'anno di conclusione, e lo possiamo vedere anche da una formella, dove la colomba, dove c'è proprio sopra la testa della colomba una data 1521, che è l'anno probabilmente di conclusione del soffitto. Perfetto. Va bene, grazie agli amici di Pusiano, grazie Sindaco, grazie al Vice, all'Assessore e soprattutto a te per averci spiegato che, insomma, vale anche venire a vedere, perché c'è il percorso esterno, ma poi c'è anche questo bellissimo percorso interno dedicato a Giovanni Segantini. Grazie, buongiorno a tutti, grazie da Pusiano. A tutti. Ciao e grazie ragazzi. Grazie.